A proposito del gol preso all'Olimpico contro la Lazio, secondo lei ha qualcosa in comune con altri gol presi dalla Juventus nell'ultimo periodo? Cioè, c'è un po' un problema quando la squadra viene presa in infilata in verticale in quel modo, parlo della difesa, oppure non ritrova questi problemi nelle recenti prestazioni della Juventus? No, ci sono delle problematiche che abbiamo affrontato con la squadra. A proposito di Nedved, cioè in condizioni di giocare, eccetera. In condizioni di giocare derby più Chelsea? In questo momento la sua condizione è sopportabile. Ma lui abbiamo visto, sta in un'ottima condizione fisica, per cui... Salihamidžić in percentuale quanti minuti potrebbe avere? Gambe. Non lo so, Brazzo è un giocatore incredibile perché si allena per due ogni volta, per cui solo giocando si può sapere quanto dura, è come una nota marca di batterie. Lei si aspettava il ritorno così un po' laborioso di Trezeguet da un mese? Ma è normale, ma tutti i giocatori che hanno subito un intervento e stanno fuori per 3, 4, 5 mesi hanno bisogno di partite, di momenti di gioco, ma anche momenti di recupero. Per cui quando gioca David, per me fa sempre il suo lavoro, lo fa come sempre, bene. È un'eresia dire che il Chelsea è più forte che il derby, anche per spiegare a chi non giocherà domani che giocherà una partita più importante. Ma per me è importante la partita di domani. Sapete come ragiono? Per me è sempre più importante la prima gara. Secondo lei Trezeguet a questo momento è veramente al 100%? No, da quello che abbiamo detto non può stare al 100%. Sta sulla via per arrivare al 100%. Non so dire adesso che percentuale ha in questo momento, però è normale che più passa il tempo, più lui avrà l'opportunità di giocare e più migliorerà. Lei non lo trova forse un po' impaziente a questo momento? Forse la voglia di giocare assolutamente martedì? O lei ha avuto una discussione con lui in questi ultimi giorni per parlare un po' di... Ma sempre parlo, non discussione, perché se no in Italia discussione sembra una cosa un po' particolare, no, ma sempre io parlo con tutti. Però è vero, forse un po' impaziente, perché ha questo problema della... Dell'impazienza? A me lo auguro. Guai se non l'avesse l'impazienza. No, finora è stato probabilmente una controindicazione per lui, questa voglia di riconquistare. No. Beh, l'impazienza, la voglia di, mai è una cosa negativa. Tutti sono impazienti. Ho visto De Sceglie oggi per la prima volta, impaziente di tornare, e guai se non fosse così. Novellino non schiererà la primavera. Ci sono dei giocatori che temi in particolare del Torino? Tutti, ci sono buoni giocatori nel Torino, li rispettiamo tutti quanti senza dirne uno in principal modo. Cosa sei rimasto dalle polemiche di questa settimana? Nulla. C'è qualcosa che non ridirebbe oppure qualcosa che vorrebbe dire non ha detto di questa settimana? Tutto quello che ho detto è ok. Qualcosa che non ha detto che vorrebbe dire? Quello purtroppo non posso dire tutto quello che penso. Non sono così libero. Con me stesso, eh? Quindi è un'autolimitazione, non è una limitazione. Sì, è un self-control. Come lei spiega che da 2 mesi Del Piero e Amaury fanno pochi gol? C'è una ragione in particolare? Hanno permesso agli altri di far gol. Forse sarebbe stato meglio rinviare a vita con la Lazio per tanti problemi per le coppe. Se si vuole avvantaggiare, aveva detto, una squadra italiana in coppa. C'è differenza tra affrontare una partita come quella del Toro e affrontare il Coventry, però? Ma va bene, ma noi adesso non voglio fare questi raffronti. Ci sono queste partite e si affrontano, punto e basta. Mourinho si è lamentato pubblicamente della propria rosa. Ma è così scarsa la rosa dell'Inter, cioè sembra che possa... Non voglio parlare. Mi autocensuro ancora. No, il fatto che sia stato comunque... Mi autocensuro ancora. Che sia stato deferito, mi autocensuro ancora.
Segnale positivo per il calcio. Ragazzi, parliamo di calcio e del Torino. Punto e basta. Okay. Una sconfitta nel derby potrebbe avere ripercussioni. Mannaggia. Ma stavo dicendo per il Toro. Stavo dicendo, potrebbe avere ripercussioni negative martedì. Se vuole ritiro la domanda. Senta, io sono una persona positiva, anche quando vado al taglio della testa dico che bella giornata oggi, ci siamo capiti. Con questi quattro attaccanti sarebbe possibile fino un po' questa stagione di giocare in 4-3-3 per le ultime partite? E perché no? Già contro Chelsea o è improbabile? Ma può darsi anche domani. Ma la Juve che gioca contro il Toro non è sicuramente quella che gioca martedì. Beh, avete visto, in questo periodo sto cercando di, l'ho detto, di fare un po' il farmacista, per cui qualche cambio ci sarà, qualche cambio lo faccio proprio per cercare di mantenere una giusta autonomia a tutta la squadra. Scusa, con tutte le guai fisici che ci sono stati quest'anno, al di là della sensazione di Grigera, sei contento di arrivare nel momento fondamentale con una squadra così? Cioè, hai qualche... No. Visto il momento del campionato, visto tutto, stiamo bene. Cioè, sei contento di andare a giocare con questi giocatori? Sì, signore. Sono sempre contento di giocarmela con i miei giocatori. Arrivederci. Tu sei la causa dei casini. Esatto.